principio difficile della misericordia verso gli altri, il non giudicare. Per poter vivere questo aspetto, dobbiamo capire che la misericordia ha le sue radici in Dio e non nelle nostre forze umane. La misericordia che abbiamo verso gli altri dice chi siamo noi, qual è il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri e con Dio. Della misericordia verso se stessi nasce quella per gli altri. Come farlo? Distinguendo il peccato dal peccatore, cioè non giudicare chi commette errori, ma solo l'errore stesso. Come cristiani, siamo chiamati a correggere il fratello, a guidarlo verso la verità che è Gesù. Però lo dobbiamo fare con umiltà, con amore e con pazienza, non giudicando. La parola di Dio di oggi ci invita a cambiare atteggiamento verso chi ci sta accanto, essere più pazienti con chi ci fa perdere la pazienza, essere più amorevoli verso chi ci è antipatico, non giudicare secondo le apparenze. È un lavoro impegnativo che dovrebbe essere prolungato per tutta la vita per amare davvero gli altri e ricevere altrettanto amore in cambio. Qual è il tuo atteggiamento verso gli errori che commetti? Sei paziente oppure giudichi duramente te stesso? Qual è l'atteggiamento che hai verso